La cucaraccia, non lo vede cammina. Vabbè! Niente, falta. Marijuana di fumare, la cucaraccia, non lo vede cammina. Ok! Niente, falta. Marijuana di fumare, la muchacha de suo pueblo, tiene al pecho su bandera, e un paso más abajo, una fuente pelo che era la muchacha de suo pueblo. Tiene al pecho su bandera, e un paso más abajo, una fuente pelo che era la cucaracha, non lo vede camminare. Non vogliamo la bomba atomica, vogliamo ceci e baccalà. Noi preferiamo la fisarmonica, la bomba atomica non ci va. Noi preferiamo la fisarmonica, la bomba atomica non ci va. Coro! Viva, viva l'amore, viva l'amore che il cielo ci dà. Più quello che passa la mutua, ma niente atomica per carità. Uè! Più quello che passa la mutua, ma niente atomica per carità. Più quello che passa la mutua, ma niente atomica per carità. Non ne voglio più sapere, fa fricchetto. Hai capito? Non ne voglio più sapere, fa fricchetto. Non ne voglio più sapere. De fa fricchetto. Sei un falcabestia allora. Ma effettivamente, da quando ho conosciuto questi ragazzi tramite te, ho capito subito che erano sinceri, che erano bravi, che suonano benissimo, che sono dei perfetti musicisti. In più che essendo sinceri sono con l'anima della musica. E ora ho scoperto, oltre che la simpatia che nacque in quell'occasione, così negli spogliatoi e poi anche dopo il loro concerto, quando gli ho fatto sentire con la tua chitarra che ti avevo tirato fuori per fare il fotografo e gli ho fatto sentire i tre pezzetti che avevo accennato a voce prima nell'intervallo, così senza chitarra, e gli sono piaciuti che loro avevano tirato fuori tutti gli strumenti che avevano già messo nel camioncino, hanno tirato fuori tutti di notte da soli dietro il palco, siamo messi a fare un concerto. Quindi avevo capito già subito che gli ero piaciuto, che mi volevano bene. E mi sembra che loro abbiano soprattutto non carpito, perché non me l'hanno rubato niente, ma abbiano accettato al livello che io volevo di intelligenza il segreto poi che stava dentro queste cose che io gli proponevo, cioè la ritmica che non è quella della tarantella banalizzata e semplicizzata in Occidente, diciamo nel Sud Europa in tempi relativamente moderni, ma è che è quella presa dai Berberi, da dove viene. Cioè. Sembra questo tempo così antico e primordiale, legato da secoli e secoli, ma secondo me da millenni, insomma, ai riti ancestrali della fertilità, soprattutto in primavera e così via. Lo senti nei pigmei dell'Africa centrale fino portato dai Tuareg, dall'Africa nera all'Africa, diciamo, magrebina del Nord Africa, sono i portatori autentici di quella che noi qui abbiamo chiamato da secoli ormai tarantella, che però, andando a vedere dove è nata, da dove viene il ritmo che noi qui chiamiamo tarantella, quello vero, quello più antico, che io ho riportato a loro attraverso i miei studi, loro hanno trovato un motore unico e uguale per tutti, naturale, che li muove indipendentemente da me. Ora ormai si sono innamorati di questo modo di percuotere, no? Andrea, vedi questa cosa bella lì dietro, antica quanto questa parte antica della vecchia Bari, no? Com'è tutta separata da noi, da tua, questa selva di antenne. Probabilmente, proprio
tornando ad attingere alla ritmica berbera originale della nostra tarantella qui italo-meridionale, i folk a bestia che si sono impadroniti per primi di questo meccanismo numerico, direi, di percussione, probabilmente riusciranno nel panorama della musica italiana, fai conto che sia questo, a levare di mezzo tutte queste antenne e a far vedere fino in fondo la bellezza delle cose che siamo e da cui veniamo e che siamo noi stessi e dalle quali possiamo andare avanti. Tanto un po' di vicina e la tristezza